Dani, lo so, dimmi prime sensazioni dopo una settimana di ritiro. Tanto entusiasmo, stiamo lavorando e c'è gran silenzio, ma quel silenzio secondo me è dato dall'entusiasmo che c'è dentro di noi di voler dimostrare e di voler fare sacrifici per ambire a un obiettivo importante. State lavorando principalmente sul piano fisico, ma sono così duri come si è sempre detto gli allenamenti, Mr. Zeman? Beh, sicuramente è un lavoro che non avevo mai fatto, ho fatto in parte ma era un po' più breve. È abbastanza duro, però si fa. Cosa ti ha colpito in questa prima settimana di ritiro del Mr. Boehm? Diciamo è una persona che parla poco, anche se dal di fuori magari lo vedi un po' più cupo, però è una persona che comunque sia. È tranquilla, è solare, ride, scherza e poi soprattutto le parole che praticamente non sbaglia mai quando parla. Immaginiamo che per te, che lo seguivi da bambino nelle sue gesta romane, sia una grande emozione e un motivo anche di vanto poter essere allenato da un big del calcio italiano. Diciamo che questo è il secondo allenatore, comunque stava nelle file della Roma e quindi sono molto contento e ripeto, l'entusiasmo è proprio tanto e il voler far bene è ancora di più. 9-2 nella prima amichevole, primi esperimenti di 4-3-3, schierato all'esterno, come ti sei trovato? Sempre bene, è normale, comunque sia quello, diciamo, è il mio ruolo. Sensazioni, la partita era quella che era, comunque stavamo imballati e quindi non puoi proprio dare un giudizio a una partita del genere, però ora che lavoreremo sulla fase tattica in campo vedremo un po' cosa uscirà fuori. Il gruppo rispetto all'anno scorso è particolarmente rivoluzionato, si sta già cementando il fattore squadra o c'è bisogno di tempo per creare una sintonia di intenti? Diciamo un po' qualche pilastro è rimasto dei vecchi, sicuramente è normale, ci vuole un po' di tempo per fare gruppo, però penso che i giovani seguono molto i vecchi e quindi diciamo ci deve essere una sorta di rispetto reciproco. E stiamo viaggiando abbastanza bene. Speriamo comunque di fare un gruppo abbastanza forte, in modo perché tutto l'anno saremo tutti giovani, quindi dovremmo stare solo sulle nostre forze. Sei uno ancora giovanissimo a livello calcistico, ma nel gruppo attuale sei tra i veterani, un anno e mezzo di militanza biancazzurra e precedenti altre esperienze importanti. Ti senti pronto per un ruolo di guida all'interno dello spogliatoio? Sì, ma io sono, diciamo, anche l'altro anno comunque sono un trascinatore, quindi è sempre stato proprio il mio indole essere così, quindi va bene che mi seguono e comunque mi chiedono consigli, che do consigli e aiuto tutti. Se a livello di squadra si vola basso, a livello personale, qual è l'obiettivo di Danilo Sodimo per la stagione 2011-2012? L'obiettivo è quello di arrivare all'altra categoria. Per arrivarci devo fare per forza il triplo o il quadruplo di quello che ho fatto l'altro anno. Quindi stiamo lavorando su quella soglia. Sì, Anche in termini di gol, ovviamente. soprattutto perché senza quelli non vai tanto avanti.